E parliamo adesso di ITEC, dell'Associazione Italiana Tecnico-Economica del Cemento, nata nel 1959 e che è rappresentata stamattina dal suo responsabile ambiente Daniele Gizzi, che è un nostro ospite storico, ci viene a trovare anche lui tutti gli anni. L'ITEC, ricordiamo che rappresenta tutta l'industria cementiera nazionale, quindi il suo scopo è quello di diffondere una corretta conoscenza di quelle che sono le potenzialità tecnologiche del cemento, ma anche delle funzionalità un po' estetiche, applicative di questo prodotto. Tante belle parole per dire che il cemento è... Il settore del cemento è un settore che può contribuire attivamente allo sviluppo dell'economia circolare in Italia. Perché? Come? Perché nel cemento si possono riutilizzare rifiuti e scarti di altre produzioni industriali, recuperando materia ed energia e quindi contribuendo all'implementazione dell'economia circolare. Vi do due numeri per darvi l'ordine di grandezza. Nel 2017 l'industria italiana del cemento ha recuperato 1.800.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da altre attività industriali, come ad esempio le ceneri volanti delle centrali termoelettriche a carbone, i gessi chimici della solforazione, le scaglie di laminazione, la loppa di alto forno della lavorazione dell'acciaio. Questi materiali hanno sostituito calcare e argilla, che sono le materie prime che noi estraiamo dalle cave, quindi hanno consentito di ridurre l'estrazione di materie prime. Il consumo anche di materie prime. Il cemento poi si fa cuocendo le materie prime a 2000 gradi centigradi e quindi serve molto combustibile. Quindi c'è un risparmio su più canali. Nel 2017 l'industria italiana del cemento ha utilizzato circa 359.000 tonnellate di combustibili alternativi derivati da rifiuti, che hanno consentito al settore di raggiungere un tasso di sostituzione del 17% calorico, che significa che di tutto il calore necessario in Italia per produrre il cemento, il 17% è derivato da combustibili derivati da rifiuti. Come siamo messi rispetto all'Europa? Male. Sì, ma questo è un po' su ogni cosa. Allora, volevo chiedere se il cemento comunque viene recuperato, vuol dire che c'è qualcosa che viene distrutto, quindi un palazzo, un'azienda. Sì. Qui sta parlando però del post vita. No, sto parlando anche di quello che voi andate a recuperare, immaginiamo, per fare questo tipo di... No, io le ho parlato infatti di... non recuperiamo rifiuti di cemento, okay. Noi per fare del cemento utilizziamo rifiuti di altri settori industriali. Ah, ok, quindi diciamo, e poi riuscite in questo modo a ottenere... A fare un cemento che per essere venduto in Europa deve essere dotato di marchio CE, quindi un cemento che non ha nulla da invidiare, esattamente alle stesse caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche di un cemento fatto con materiali naturali. Ecco, beh, i costruttori invece utilizzano questo tipo di cemento? Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo riescono ad inserire nelle loro... Assolutamente sì, ma è un cemento convenzionale a tutti gli effetti. In Europa è possibile produrre e commercializzare 27 tipi di cemento con diverse caratteristiche per le differenti applicazioni. E ciascuno è normato da norme internazionali, europee, quindi per cui non è si tale può quale uscire. Rispetto a un cemento tradizionale, tradizionalmente realizzato e inteso. C'è una, come dire, un pregiudizio culturale rispetto a questo cemento? No, non rispetto al prodotto, ma rispetto al processo. Ovvero, una cementeria che chiede l'autorizzazione integrata ambientale, perché ci vuole un'autorizzazione integrata ambientale per poter esercire un impianto e chiedere di utilizzare rifiuti, l'impianto, la cementeria che è sul territorio da 80 anni, che chiede di utilizzare combustibili derivati da rifiuti o materiali alternativi, è soggetto a un, chiamiamolo così, mancato consenso sociale. La popolazione è giustamente preoccupata per la propria salute, perché dice c'è una cementeria qua da 80 anni, adesso brucia rifiuti. Giustamente preoccupata o...? No, giustamente all'inizio, nel senso che noi abbiamo tutti i numeri, gli studi e le motivazioni scientifiche per dimostrare che non è... Che non dovrebbe esserlo. Però in Italia la sindrome Nilli, è molto molto è molto forte. Radicata. Allora, torniamo invece all'Europa, lei stava accennando al fatto che però siamo indietro. Sì, molto indietro. Perché? Quali sono i numeri in questo caso? I numeri, le ho parlato prima di una sostituzione calorica in Italia del 17,3%. Quindi calore che viene da energie alternative nei nostri forni italiani del cemento. La media europea è del 40%. Addirittura, più del doppio. In Germania sono al 65%. Perché hanno cominciato prima o perché hanno capito prima? Hanno cominciato prima. A livello tecnologico l'Italia ha capito esattamente come la Germania e l'Olanda che era un'opportunità.
soltanto che hanno meno difficoltà sul territorio nell'ottenimento del consenso sociale. E gli dirò un'altra cosa che è vera. Sono più bravi a comunicare. Non solo, sono più bravi anche a fare business, perché forni cementieri tedeschi, austriaci e dell'Olanda e del Belgio vengono alimentati con combustibili derivati dai rifiuti italiani. Siccome noi abbiamo un problema di gestione di rifiuti nel nostro paese, noi esportiamo in questo caso ricchezza, non facendo economia circolare nel nostro paese, ma facendo circolare le loro economie. Avvantaggiamo gli altri, come spesso capita. Vabbè, prima o poi magari capiremo anche noi, come tutte le cose, che forse conviene. Ci stiamo avvicinando. Noi la ringraziamo per esserci di nuovo venuto a trovare. Lei ha già partecipato al nostro contest. Sì. Chi è Wilson? Ce lo vuole ridire anche qua? Wilson per me rappresenta la passione per la musica, perché io canto e suono in una band che si chiama Sorry Wilson e che trae ispirazione esattamente dallo stesso concetto da cui siete partiti voi, cioè il pallone di Castaway, del film con Tom Hanks, e quindi rappresenta la passione per la musica. Bene, allora noi vi invitiamo anche a seguirci nella nostra pagina Facebook Green TG, perché tutti i contributi di chi partecipa al nostro contest vengono caricati, quindi la invitiamo anche a questo punto a far condividere dai suoi fan questo suo 1400 fan, non sono pochi, e magari potranno dirci anche loro scrivendo nei commenti chi è Wilson per loro. Intanto voi seguiteci, perché venerdì invece vi diremo chi è per noi. Grazie. E all'anno prossimo. Arrivederci.